E sono stati tanti invece i commercianti che hanno partecipato al presidio nei pressi della sede della giunta regionale a Campobasso. Hanno chiuso per l'intero pomeriggio le loro attività per segnalare una protesta verso le istituzioni. Ma andiamo a vedere. Sono venuti in delegazione da ogni parte del Molise per partecipare al presidio davanti Palazzo Vitale, la sede della giunta regionale a Campobasso, il luogo di lavoro del presidente Donato Toma. Parliamo di circa 150 persone titolari di esercizi commerciali che hanno risposto all'appello del Comitato Commercianti Molisani. Un nuovo organismo tassativamente fuori da partiti politici e dai sindacati che fa dell'unità ed aggregazione i punti di forza di una importante lotta per chiedere alle istituzioni ogni sostegno e tutta l'attenzione. Delle fasi di questa iniziativa, compreso la decisione di chiudere le attività e spegnere le luci dei loro negozi, ne parliamo con il portavoce del comitato, Gianluca Del Medico. Allora, diciamo che noi non sottovalutiamo la situazione epidemiologica perché sappiamo che noi ci siamo messi sempre al servizio sin dal primo momento per il bene comune, abbiamo lottato per rendere le nostre attività il più salubri possibili. All'interno delle nostre attività vi sono tutti i dispositivi di sicurezza, vi sono tutti gli igienizzanti, abbiamo provveduto alla sanificazione come c'era richiesto, quindi non è che siamo poco attenti all'aspetto prettamente sanitario. Però al fianco di questo bisogna considerare anche tutti gli altri aspetti che sono legati anche alla situazione economica. E anche il lato umano delle nostre attività è venuto fuori perché tutti quanti hanno capito che dietro un'insegna c'è una persona e dietro questa persona probabilmente sono dei dipendenti e delle famiglie. Quindi sotto il profilo prettamente sociale i nostri negozi hanno un'importante funzione. La cosa che ci dava più fastidio era il fatto che noi eravamo ben contenti di essere nella zona gialla in modo tale da poter continuare a lavorare. Però pensare che siamo nella zona gialla e non abbiamo problemi da affrontare era una forzatura che ci lasciava un po' perplessi, perché noi ci siamo definiti invisibili alle istituzioni, perché tutti pensavano che noi non avessimo bisogno di attenzione per il semplice fatto che fossimo in zona gialla. Non è così. È logico che se avessimo avuto una matrice politica o sindacale di qualsiasi tipo e di qualsiasi colore, non avremmo avuto questa sorta di coesione e di unità di intenti che abbiamo adesso, quindi sarebbe stato anche un elemento di divisione. Poi in seconda battuta è logico che quando il movimento nel giro di 48 ore ha preso così tanto piede, non solo in quel di Campobasso ma in tutta la regione, tant'è vero qui ci sono delegazioni di Venafro, Termoli, Isernia, Agnone, dimentico sicuramente tante realtà che tra l'altro stanno organizzando anche il loco delle manifestazioni. È logico che tante associazioni che casomai erano anche un po' in difficoltà hanno cercato manforte facendo leva su di noi per cercare di aumentare il loro consenso, ma noi gliel'abbiamo permesso.